ammiraglio Pellizzari, di Ettore Marino, Liguria, comandante del porto di Genova. Sì, grazie. Grazie per questa possibilità. Saluto soprattutto in primis il prefetto, i signori sindaci, i colleghi e voi tutti qui presenti. Sono davvero lieto di partecipare a questa seconda edizione del convegno che già dal titolo, sotto il segno del porto, molto appropriato, pone in evidenza due fattori chiave. Il porto, quale anello fondamentale del settore dei trasporti nazionale, e la rilevanza del fare sistema, al fine di sostenere ed aumentare l'efficienza e la competitività del comparto marittimo del Paese. Proprio oggi, a fronte delle tante sfide imposte dalle aree di crisi internazionali già richiamate, ma pure dalle tante opportunità legate alla congiuntura economica nel complesso moderatamente favorevole, la centralità di tutti questi aspetti sta emergendo in maniera sempre più netta, delineando nello stesso tempo un ruolo di primo piano per i porti del Mar Rigole. In virtù della loro proiezione naturale, grazie alla posizione geografica, verso i mercati del nord Italia, ma anche della Svizzera, della Germania e dei paesi dell'Europa centro-orientale, nonché del sud della Francia. I porti di Genova e Savona, infatti, sono direttamente collegati al mare dal nord attraverso il corridoio Reno-Alpi, mentre il porto di La Spezia è uno snodo importante del corridoio scandinavo-mediterraneo. Una grande opportunità di sviluppo che tuttavia richiede notevoli investimenti, che sono in atto, per migliorare l'accessibilità nautica e al contempo la funzionalità delle infrastrutture e l'efficienza dei collegamenti intermodali, anche nell'ottica di ridurre i tempi di transito delle merci ancora troppo elevati rispetto ai porti del nord Europa. L'accessibilità nautica è un tema delicato che ci coinvolge e coinvolge insieme sicurezza ed efficienza dei traffici marittimi, che non sono elementi antitetici, bensì complementari, soprattutto se pensiamo che la sicurezza, anche sotto l'aspetto della sostenibilità ambientale, costituisce ormai un prerequisito fondamentale in termini di legalità e maggiore competitività del settore dei trasporti nel suo complesso. In particolare sono in corso e sono previsti interventi di infrastrutturazione di assoluto rilievo per i porti del Mar Rigole, volti ad aumentare strategicamente l'accessibilità nautica, per certi versi una svolta epocale questa, che faciliterà finalmente a Genova, grazie alla nuova diga foranea e degli escavi del fondale a meno 18 metri, l'aspetto degli escavi rimane sicuramente centrale, l'ingresso delle grandi navi di 400 metri di lunghezza, sto parlando delle porta contenitori che qui a Spezia si conoscono molto bene, ad elevato pescaggio. Le cabine di porto guardia costiera esercitano responsabilmente una funzione regolatrice essenziale che facilita la gestione di interventi complessi, come sono in corso, garantendo nel contempo l'esigenza della sicurezza della navigazione e lo svolgimento delle attività produttive, questo è un punto centrale, che devono poter continuare anche durante la realizzazione delle grandi opere. Dal punto di vista della logistica, tuttavia, l'accessibilità nautica dei porti si comprende soltanto se considerata nel quadro complessivo dei collegamenti intermodali lungo le grandi reti europee dei trasporti. Non è sufficiente infatti migliorare le infrastrutture portuali, ma occorre connetterle in maniera efficiente alle vie di comunicazione stradali e ferroviarie, che a loro volta devono essere adeguate e potenziate per sostenere il flusso del mercato in transito, delle merci in transito. Anche sotto questo aspetto, i porti del Mar Rigole presentano tanti interventi in atto o previsti, finalizzati ad aumentare le capacità intermodali, che l'autorità marittima segue con attenzione anche per i riflessi sulla sicurezza e fluidità della circolazione stradale in ambito portuale. A riguardo, il porto di La Spezia rappresenta un esempio virtuoso, grazie a linee ferroviarie dedicate che consentono già oggi di movimentare oltre il 30% delle merci su rotaia, a tutto vantaggio della sostenibilità e della competitività del settore. Non bisogna dimenticare inoltre l'impegno da parte degli attori istituzionali e dell'intera comunità portuale nella semplificazione della burocrazia, e qui ne sono testimoni il Port Community System, dove La Spezia ha fatto sempre un grandissimo lavoro, e il Port Management Information System a cura del Corpo delle Capitanerie e Guardia Costiera, insieme all'Associazione Nazionale degli Agenti Marittimi, sotto l'egida del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti. Il PNIS consente il disbrigo di informatizzato delle formalità amministrative connesse all'arrivo e partenza nave, con oltre 3 milioni e mezzo di pratiche svolte dal 2013 ad oggi. In questo momento a Genova stiamo portando avanti con gli agenti marittimi di Savona e di La Spezia e Genova un corso per cercare di migliorare al massimo quella che è la funzionalità del PNIS.
andando ad ascoltare direttamente gli operatori, cercando di cogliere quelle che sono le loro esigenze, cercando di venire incontro a facilitare lo studio del processo per migliorare ancora il sistema. Anche in futuro sarà necessario uno sforzo da parte di tutti nell'analisi e standardizzazione di dati e procedure, nella consapevolezza che anche questo potrà contribuire sensibilmente a sostenere l'intera competitività del settore. Ampliamento delle capacità portuali, adeguamento delle reti di trasporto intermodale, semplificazione amministrativa rappresentano oggi altrettante sfide per il futuro, ma soprattutto grandi opportunità di sviluppo che, se colte appieno, potranno portare a un'espansione duratura dei porti del Mar Rigole e del settore marittimo nel suo complesso, che concorre direttamente ed in misura significativa alla ricchezza del Paese. Rimane tuttavia essenziale fare sistema, come richiama giustamente il titolo del convegno, e comprendere che le questioni complesse di oggi richiedono risposte coerenti e funzionali da parte di tutte le componenti interessate rispetto agli obiettivi prefissati. E per rilanciare le grandi opere e la competitività dei traffici marittimi risulta preziosa la regia complessiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, che mette in sinergia pubblico e privato, pianificando e coordinando tutti gli interventi necessari secondo un disegno unitario. E a proposito del fare sistema, vorrei ricordare in materia di sostenibilità delle attività portuali l'accordo volontario noto come Blue Agreement, sottoscritto da soggetti pubblici e privati. Quale stiamo lavorando insieme all'armamento in questo momento e conto di andare alla firma rapidamente, che viene applicato in molti porti nazionali allo scopo di contenere le emissioni in atmosfera delle navi mercantili. L'accordo ha anticipato con ovvi benefici per l'ambiente i limiti più stringenti in contenuto di zolfo dei combustibili marini, che saranno obbligatori per legge da maggio 2025. Ed è stato reso possibile soltanto grazie all'impegno di tutte le parti coinvolte su obiettivi strategici comuni. E a Genova sarà rinnovato a giorni, nella prospettiva di migliorare costantemente i risultati. Altro tema di grande attualità è la transizione ecologica, verso l'impiego di carburanti meno impattanti sull'ambiente, che sta orientando gli investimenti in navi di nuova costruzione, con la grande opportunità per i nostri porti, grazie ad investimenti mirati, di consolidarsi quali hub energetici in grado di approvvigionare i nuovi carburanti green e quindi di risultare attrattivi per le navi decarbonizzate di ultima generazione. Auguro a tutti allora buon lavoro e buon convegno. Grazie ancora all'Autorità di Sistema Portuale del Mar Rigole Orientale per l'idea e l'organizzazione dell'evento e per l'invito. Sono convinto che in questi momenti di approfondimento e confronto sui grandi temi dell'attualità che coinvolgono l'economia marittima siano molto utili e possono davvero portare a soluzioni innovative e condivise nell'ottica di sostenere l'efficienza e la competitività del trasporto marittimo, sviluppando nel suo tempo la resilienza attraverso il dialogo e la collaborazione costante tra tutti gli attori portuali e marittimi e la diffusione di nuove tecnologie, quali navi autonome, servizi portuali automatizzati, digitalizzazione dello scambio di informazioni e semplificazione dei processi. Grazie.